Uomini e donne, Nadia e Massimiliano, ex protagonisti del Trono, over hanno lasciato il daytime insieme, ma come vanno tra i due le cose oggi? Da qualche anno il Trono over di Uomini e donne ha messo in ombra quello classico. Le storie di cavalieri e dame appassionano il pubblico che non manca di affezionarsi ai protagonisti di turno. Diverse le coppie che sono nate e che a distanza di anni hanno trovato la loro stabilità, e altrettante quelle che invece hanno deciso di dirsi addio. Alcuni volti del Trono over sono diventati dei veri personaggi TV, da Gemma Galgani, che dopo tanti anni nel programma e diverse frequentazioni non ha ancora trovato l'anima gemella, a Ida Platano che nell'ultima edizione ha conquistato il primo trono degli Amta. Tra le coppie nate nel daytime di Maria De Filippi, che furono molto amate dal pubblico, ci sono Nadia e Massimiliano. I due hanno partecipato all'edizione del 2022 e hanno ottenuto immediatamente il consenso del pubblico. Quando è giunto nel programma Massimiliano ha suscitato la curiosità di Gemma che non ha nascosto di essere attratta da lui, ma il cavaliere sin dall'inizio ha avuto occhi solo per Nadia. I due dopo una breve frequentazione hanno deciso di lasciare il format per viversi a tempo pieno, lontano dalle telecamere. Durante la sua permanenza nel daytime Nadia aveva più volte detto che avrebbe lasciato il programma solo quando fosse realmente convinta dei suoi sentimenti. Uomini e donne, Nadia e Massimiliano oggi, amore a gonfie vele. La richiesta di Massimiliano è giunta inaspettata, ma lei non poteva non dirgli di sì. Ma come vanno le cose oggi fra i due? A distanza di due anni sono ancora una coppia? E quali sono i loro progetti? In questi ultimi due anni Nadia e Massimiliano si sono mostrati più volte insieme sui social. La loro relazione è stabile e tutto sembra procedere a gonfie vele. Entrambi sono molto presi l'uno dall'altra e a quanto pare non sono affatto pentiti della loro scelta. Alcuni scatti recenti li mostrano sereni e sorridenti, e rivelano quanto i sentimenti che provano sono sinceri. Oltre ad aver conosciuto le rispettive famiglie Nadia e Massimiliano si sono concessi molti viaggi, e hanno condiviso diverse passioni. Oggi sono felici e non mancano di condividere i loro momenti insieme sui social. Sono tra le coppie nate a Uomini e Donne maggiormente consolidate e ancora sono oggi molto seguiti dal pubblico.